l'aumento del tempo libero, sentite questo, porterà alla crescita della cura di sé, intesa anche come apertura all'arte, alla filosofia, alla comprensione non tecnica delle imprese scientifiche, alle domande sul senso della vita. Con i ragazzi stamattina, che erano tutti più piccoli dei miei allievi, i miei allievi c'erano tra i 22 e i 23 anni, questi avevano intorno ai 16-17 anni, abbiamo fatto l'esercizio, siccome questi ragazzi moriranno in media a 90 anni, allora gli ho fatto fare la sottrazione, 90 anni meno l'età che avete, quanto è? E ognuno di loro, naturalmente, beati loro, cioè davanti a sé 75-74 anni di vita. Allora ho detto, calcoliamo quanti giorni moltiplicate per 365, poi moltiplicate per le ore, e ognuno di loro ha 600-650 mila ore da vivere. E ho detto, quante ore lavorerete nella vita? E loro dicono, non lo sappiamo. Dico, ve lo dico io, se proprio vi andrà bene lavorerete 40 anni. Oggi si lavora da 25 a 65 anni, ma proprio se va alla grande. Comunque immaginiamo che lavorerete 40 anni, si lavora in Italia in media 1750 ore, immaginiamo che voi lavorerete 2000 ore, 40 per 2000 sono 80.000 ore. Quindi ognuno di voi, dicevo a questi ragazzi, vivrà 600.000 ore almeno, di cui solo 80.000 di lavoro. Poi siccome dormirà, ovviamente, si laverà, eccetera, farà quello che gli inglesi chiamano la cura del corpo, sono circa 10 ore al giorno. Bene, per ognuno di loro restavano non meno di 300.000 ore libere contro 80.000 di lavoro. Pensate com'è sbagliato che la scuola deve preparare i ragazzi al lavoro. La scuola deve preparare i ragazzi a tutta la vita. Il lavoro è un settimo della vita, tutto qui. Quindi non si può fare diversamente.